non possiamo lasciare un tempo dentro il quale chiunque possa raccontare che meglio soli che dentro la comunità europea. Credo che non possiamo lasciare un tempo in cui si torni a dire che si può essere autosufficienti nel mondo di oggi. Caso Lodi ci insegna che i principi non sono, che i diritti non sono derogabili. L'esclusione non appartiene alla scuola pubblica statale. Noi includiamo e basta. La scuola non può sottostare, non può diventare lo strumento di propaganda razzista. Giocando addirittura con le vite e con la serenità dei bambini. Ormai all'interno della scuola italiana si sta mettendo in discussione quello che era uno dei principi acquisiti negli ultimi decenni. Si deve pensare allo straniero come una risorsa, come a un elemento di ricchezza all'interno delle classi e come un elemento di condivisione di esperienze diverse. Penso che questo si possa ottenere soltanto con la scuola, perché è luogo non soltanto di cultura e di educazione, ma soprattutto un luogo di integrazione. Se c'è una comunità e se c'è soprattutto un'amministrazione che ha voglia e modo di confrontarsi e di non essere chiusa ma inclusiva, io ho visto degli ottimi risultati, ed accettando il fatto che un altro bambino possa fare dei percorsi diversi senza però essere un diverso. Lodi si dimostra anche che la società civile ha dei principi e dei valori saldi che sono anche diversi da quelli che la politica ci propone, da quelli che le governance appunto ci stanno proponendo. Quello che è importante fare è continuare a difendere esattamente il carattere pubblico e soprattutto universale di tutto il sistema della formazione italiana. Non possiamo negli anni 2000 tornare indietro, dobbiamo andare avanti a passi forti, sia per garantirci un futuro e una società migliore e sia appunto per permettere ai nostri ragazzi di poter sviluppare i loro sogni e le loro professionalità. Ora è sempre conoscenza, che poi in verità vuol dire conoscenza come pratica politica che determini cittadinanza, coscienza e antifascismo del nostro paese, si possa coniugare con le sfide che abbiamo davanti. Quando ci immaginiamo la Costituzione, ci immaginiamo che quella parla dei diritti delle persone che rappresentiamo. Buon congresso.